e comincia la condivisione. Vai a casa, lascia le tue lacrime sul cuscino, incontrati con la vita, scontrati con il dolore, ruba l'amore. Non avere una meta, ma 100. Prova a ritornare, perché il ritorno dà senso al viaggio. Pensa a Polifemo e alla sua solitudine e rispetta la solitudine altrui. Gira intorno a lui, non girare con lui. Affrancati da te stesso e dall'attesa. Per amare la vita bisogna tradire le aspettative. Guardati intorno e guardati da chi si professa libero. Il sapore della libertà è la paura. Solo chi ha paura della libertà. È sempre bello tornare nei posti che ti sono cari, ti sono vicini, amici, senza aver fatto danni, perché c'è sempre la possibilità di farli. E mi piace questa cosa. In questo periodo della mia vita, una delle persone che più mi fa da musa ed è ancora vivente è mia nonna Domenica. Lei è stata almeno 2-3 volte nella mia vita una dispensatrice di consigli realmente efficaci. Il primo su tutti era quello di lavarmi ogni mattina. Per lei era mattina, per me erano le 2 del pomeriggio, mi invitava ad alzarmi e poi subito dopo a lavarmi. Il secondo consiglio riguardava gli occhi, il colore degli occhi, e questa cosa mi ha segnato prima per la scrittura di una poesia che era Il Bar, dove andavo a consolarmi perché avevo gli occhi del colore sbagliato, secondo lei. E la seconda, il terzo invece era, riguardava sempre quello degli occhi, ma era più legato alla dignità. Lei è ancora vivente, ha 97 anni, ed è di una dignità assoluta, pur con l'assenza di memorie. E io che vivo l'estrema convinzione, vivo e vivrò l'estrema convinzione che da altre parti le cose funzionano meglio, nostro malgrado, e non per colpa nostra, sono innamorato dei paesi nordici, della Danimarca, della Svezia, della Finlandia, della Norvegia. E lei, dall'alto della sua saggezza, mi ha sempre detto che lì funziona tutto bene solo perché hanno gli occhi azzurri e vedono più azzurro il mondo. E quando mi disse questa cosa la prima volta, io pensai al colore dei miei occhi, dei nostri occhi. Noi italiani li abbiamo quasi sempre marroni. E allora la prima domanda è: dov'è la dignità? Perché per indignarsi ci vuole dignità, ma dov'è la dignità quando il favore è fondamento sociale? Dov'è la dignità quando in cabina elettorale la stai scambiando? Dov'è la dignità quando si è amici degli amici degli amici degli amici degli amici degli amici? Dov'è la dignità quando un non vedente gioca alle slot machine? Dov'è la dignità quando guardiamo dall'altra parte? Dov'è la dignità quando si sporcano strade, spiagge, parchi, tanto poi qualcuno pulisce? Dov'è la dignità nel mito di una macchina, di un pompino facile, di mestieri inventati? Dov'è la dignità di una femminilità diventata merce di scambio? Dov'è la dignità dell'assente? Dov'è la dignità del reclutamento minorile? Dov'è la dignità di un popolo televisivo? Dov'è la dignità del morte tua, vita mia? Dov'è la dignità in un titolo di studio acquistato all'ingrosso? Dov'è la dignità? Forse negli asili, ad elementare, ma quei maestri, come sono diventati maestri?
Dignità non è una parola, per questo non si compra, ma soprattutto non si vende. Benvenuti. Per il mio amico sincero che mi dà la sua mano, Frank. Per chi mi vuol bene e mi stanca questo cuore con cui vivo, né cardi né ortiche coltivo, coltivo una rosa bianca. Coltivo la rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, cultivo la rosa blanca. Sergio Enrico e José Martín. Benvenuto, raggio di sole, a questa terra di terre sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi. Questo amore, questa distrazione, questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male, a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole. Benvenuto, raggio di sole, avrai matite per giocare per bere forte, e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti, un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia, unica al mondo per dove può andare, ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di ritornare, a questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare, c'è qualche nuvola ma non fa niente, perché lontano passa un barcone, tutte le luci accese. Benvenuto figlio di nessuno in questo paese. Questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare, c'è qualche nuvola ma non fa niente, perché lontano passa un gommone, tutte le luci accese.
Benvenuto, figlio di nessuno, nel mio paese. Mia faccia, mia razza, una faccia, una razza. Se io fossi più alto, biondo e con gli occhi azzurri, sarei più credibile. La sua risposta lapidaria fu: sugli occhi ci perdeva sempre. Lascia stare. Chi ha gli occhi azzurri è solo perché ha la testa piena d'acqua. Uscii di casa immediatamente, pensando ai miei che sono sempre marroni, e mi infilai nel primo bar che trovai. Vincenzo Costantino, o se preferisci Cinaschi, dillo no, tu, decidi tu. Vincenzo Costantino è il tuo nome, Cinaschi è un personaggio che ti ha in qualche modo soprannome. Caratterizzato, è un soprannome che ti si addice peraltro, ma che è abbastanza bene. Ci ritroviamo, ci eravamo già visti, ho partecipato con piacere ad un tuo spettacolo, a Bortigiadas, che notoriamente è un paese che si distingue, il Festival dei Deragliamenti, bravissimo, è uno spettacolo che facesti insieme a Vinicio Capossela. Morini, straordinario, bellissimo, con tanta gente peraltro. Ecco, è cambiato qualche cosa da quel Vincenzo Costantino di quegli anni là a quello attuale, o sei rimasto sempre tale e quale? Mi sembra che sia più o meno la stessa cosa. Sono rimasto lo stesso, l'unica cosa che è cambiata è che ho 50 anni adesso. Vabbè, sei sempre ancora abbastanza giovane. Ho raggiunto la possibilità di cominciare a camminare all'indietro. A differenza di quello spettacolo, mi permetto di chiedertelo, hai aggiunto qualcosa in più? Hai aggiunto questi pezzi struggenti di Tom Waits, che credo che sia un po' il tuo riferimento musicale? È una voce che si presta ovviamente a quel tipo di musica, ma che poi insieme all'accompagnamento al tappettino di chitarra di un bravissimo musicista che non conoscevo, Daniele Porta, sì, è riuscito a dare qualcosa in più anche a questo tuo nuovo modo di fare poesia. È un gioco, nasce come un gioco, sì. Nel senso che la voglia di cantare l'ho sempre avuta tra amici, sai, sotto la doccia. Provando le prime volte a giocare con dei brani che amavo particolarmente, quali sono e rimarrò particolarmente affezionato, ho voluto provare a metterli anche durante le letture degli spettacoli di recita di poesia. Sì. E la cosa sta diventando, il gioco sta diventando sempre un po'. Sta piacendo. Sì, mi sta piacendo, sta diventando anche prendendo una forma più non seriosa, però seria. Cioè, alcune cose vanno affrontate seriamente, la canzone, soprattutto quando è d'autore, va affrontata seriamente. Allora con estremo rispetto mi approccio al tentativo di cantare, recitandole anche. Certo, ero seduto di fianco a me, c'era un amico che ha chiuso gli occhi durante le tue canzoni e ha detto meraviglioso, insomma, non tanto quelle tue qualità vocali che chiaramente sono limitate ovviamente, però per quel genere di musica è chiaramente la scelta, è anche quella nuova versione che hai fatto adattata e ovviamente di De Gregori, sì, Benvenuto Raggio di Sole eccetera, che l'hai fatta adattata e chiaramente si è intuito anche cosa dovessi dire, ha dato assolutamente d'accoglienza, l'abbiamo capito anche ovviamente il senso immediatamente. E, senti, ricorrono anche gli animali spesso in queste tue, i gatti in modo particolare, sì. Che rapporto c'è tra te e gli animali? Siamo estremamente amici. Amici, non è amici, era voluto. Amici, sì. Non è voluto. No, rappresentano per me l'emblema del modus vivendi, sì.
piacerebbe tantissimo vivere come loro, se fosse possibile, cioè dormire quasi 16 ore al giorno, muoversi solo per mangiare, contemplare la natura e poi ritornare a dormire. E poi questa catarsi ogni tanto ricorre alle tue poesie. È l'anarchia dei sentimenti. È l'anarchia dei sentimenti. Fanno quello che vogliono, si spacciano per fedeli quando c'è bisogno, per in cambio di una. Senti, e poi hai aggiunto anche delle poesie che hanno in qualche modo uno sfondo catartico, qualche cosa che mi ha richiamato un déjà vu, insomma, in qualche modo, in ogni caso molto personalizzato e decisamente particolare, si presta tantissimo all'ascolto. Bisogna chiudere gli occhi quando, ma non perché sei brutto, tu sei bellissimo, per carità, sei un personaggio veramente in tutti i sensi, ma perché la tua poesia ha bisogno di essere ascoltata. Non sono manco tanto lunghe, quindi sì, facilmente, visiva, non è visiva. È buona per le orecchie. E c'è questo rapporto meraviglioso, Vincenzo, con la Sardegna. Sì. Un rapporto che tu hai dentro da tanto tempo, perché insomma, un po' Bortigiada ti ha adottato. Bortigiada, Sbitti mi hanno adottato, altri, ma tutti i posti che vado a incontrare, Mogolo stessa, dove sarò domenica, Palma Sarborea, i ragazzi dell'associazione giovanile, sono posti meravigliosi, la gente è meravigliosa. Ci si corteggia all'inizio, tipo, perché io ho avuto l'impatto prima con la Barbagia, quindi c'è stato un corteggiamento iniziale, e quando c'è la fase di corteggiamento ci si studia un po', ci siamo studiati con l'isola, e poi è scoccato l'amore definitivo. Mi piacerebbe tantissimo farlo diventare il mio buon ritiro, cioè venire a vivere qua, come tanti riferimenti che ho amato nella vita, che amo nella vita. Cosa, secondo te, che cosa manca qua in Sardegna? Io l'ho chiesto tempo fa anche a Gian Maria Testa e mi diede delle risposte ben precise. In qualche modo mi disse: voi sardi avete bisogno di capire quanto è importante la vostra terra e avete bisogno di farvela da voi la politica, non manca legata. La memoria. Esatto. Manca la memoria a una buona parte di sardi, o perlomeno magari c'è assopita, c'è addormentata e andrebbe recuperata. Risvegliata quella memoria e far capire che prima di essere italiani sono sardi. Certamente. C'è troppa. Non vorrei dire una cosa pesante, però dal mio punto di vista, con tutta la leggerezza possibile, c'è troppa italianità in questo momento. Mentre ci dovrebbe essere molta più sardità. Il sardo è un popolo bellissimo, meraviglioso, con una storia. Solamente la storia dei sardi meriterebbe una sezione universitaria, e c'è chi lo fa, c'è chi si prodiga in questo. Per fortuna ci sono le eccellenze, però non si può vivere sempre solo di eccellenza, è tutto un'eccellenza. Invece giustamente rilevi, siamo troppo italianizzati noi sardi. Sì, la parte peggiore poi, è stata colonizzata, non ci nascondiamo dietro il dito, è diventata una colonia ormai, è una colonia, le colonie prima o poi si devono ribellare. Poi secondo te la politica, se non quella regionale, quella nazionale, vabbè, la lasciamo perdere, la mettiamola da parte, mettiamo quella locale, cioè giustamente perché è quella che più di tutte può incidere nella. Dei nomi assolutamente, dei d'accordo. Buoni, sì. Che non, assolutamente degni di fiducia. Certo. Io è inutile farli, però c'è chi si è battuto, ha lottato per amore della terra. Certo. È chiaro che un programma non può essere immediato, un programma di rinascita, non si può pensare di risolvere le cose da oggi a domani. Un programma di rinascita comporta dei tempi e anche un po' di pazienza. Con la pazienza giusta si potrebbe arrivare a recuperare tutta la vecchia storia, la nuova, crearla. Bisogna avere la voglia di averla, questa pazienza. Certo. E cominciare a dare fiducia a se stessi, non tanto a persone che ti garantiscono. Non ci si deve vendere la dignità. La dignità è la parola che ricorre spessissimo anche nella tua poetica. Certo. Esatto, la dignità non ha prezzo, non si vende, non è una parola, non si deve vendere. La dignità va conservata, va tutelata, va recuperata, va brandita come una spada. Un voto non si vende, un voto deve essere tuo, definitivo, e deve essere garante di una scelta che fai con coscienza, non per opportunità. Un giudizio invece tuo su quello che sta succedendo a livello politico nazionale, mettendo da parte il problema dell'immigrazione, che anche quello secondo me è solo una scusa e basta. Sì. Non ci sono altre strade. Secondo te come se ne può uscire fuori da questo pantano? Con un programma ventennale, affidarsi ai bambini. Il nostro futuro sono loro. Tutto quello che si poteva dare
si dovrebbe dare dovrebbe essere investito nelle scuole primarie, perché è lì che si formano i cittadini. Molti più soldi, molti più fondi verso le scuole, non verso le cazzate che non servono a nulla, cioè cosa ci servono gli aerei militari. Una mia curiosità per chiudere, Vincenzo, nella declamazione delle tue poesie si intuisce una scuola, una preparazione, non è soltanto la dizione che è assolutamente perfetta, è la voce che a me piace moltissimo davvero, basta chiudere gli occhi e ascoltarti, ma le pause, i toni, sono tutte cose che tu studi o fanno parte, diciamo, in maniera spontanea del tuo essere? No, è molto spontanea, c'è tanta spontaneità, chiaramente con la pratica del palco, con la pratica della lettura dal vivo, con la pratica dell'uso del microfono, e scrivendo, cercando il ritmo, perché io cerco il ritmo quando scrivo, non c'è mai la prima stesura che è quella definitiva, aggiusto una virgola, cambio la potenza, lo si intuisce dalle tue parole, sposto una capo, perché mi interessa dare quel ritmo, deve arrivare l'immagine, il suono che ho percepito quando stavo scrivendo quella cosa deve essere restituito il più fedele possibile, e se aveva quel ritmo quando l'ho ricevuto è mio dovere cercare di restituirlo più integrale possibile, più fedele possibile a come mi arriva, e chiaramente cercando di mantenere una potabilità della scrittura e anche della condivisione, perché deve essere accessibile a tutti. Se tu non sei in grado di riconoscere la poesia in una finestra aperta, con l'immagine che c'è dentro, io sì, ti devo restituire quell'immagine dandoti la possibilità di riconoscere che quella è poesia. Così non è solo un uccellino che canta. Certo, hai detto una cosa molto che condivido al 100% quando hai parlato che non esistono i poeti, esiste la poesia. È una frase che mi colpisce, ma che sento molto vera, di cui avevo parlato peraltro in qualche precedente esperienza con un poeta un po' off, come puoi essere definito tu, in qualche modo, che borderline rispetto a quello che è tradizione della letteratura. E nel commentare, nello scrivere a commento di questa presentazione che lui fece, questo poeta fece, dissi che in qualche modo chissà quando passerà quell'ultimo cadavere di poeta sul fiume e chi sarà lì a vedere mentre passa, perché io sono d'accordo con te, è la poesia che resta con i poeti. Sì. È così come anche per la musica. Mi piace anche la definizione di poeta, che è quella più comprensibile. Certo. Per comodità. Certamente. Esiste veramente solo la poesia. Se proprio si vuol dare una definizione a chi scrive pensieri, storie, come quelle che faccio io, a me piace la definizione di spacciatore di attimi, traduttore di vita, quello sono, quello fondamentalmente faccio, recupero, sono un trova robe, un trova storie, un trova immagini, un trova emozioni. Sì, ma le tue emozioni. Trovatore. Il trovatore è la definizione perfetta. Infatti, le emozioni c'erano. Le emozioni comunque sai farle vivere attraverso le cose che dici, e lo si capisce. E il pubblico era attentissimo, sì, anche quando hai fatto quella domanda provocatoria, non date la risposta. Lo si è capito che era bip, che qualcuno ci sarebbe stato tentato dal farlo, ma sarebbe mancato. È capitato. No, c'è stato un ascolto meraviglioso. Meraviglioso, sì. Del resto c'è un pubblico del genere. Nel DNA del popolo sardo sono d'accordo con te. Ho sempre incontrato un'estrema educazione, esatto. È dentro, esatto. C'è l'educazione, a parte qualche eccellenza al contrario, che abbandonano i rifiuti sulle strade. Ah vabbè, quello, se ne può più. quello ci sta purtroppo. Ma quelli sono i turisti. Ci vogliamo male, ma no, ci vogliamo male noi, perché non l'avremmo permesso a nessuno se fossimo diversi da quello che siamo. Grazie Vincenzo, è stato veramente un piacere. Ti saluto la mano anche facendolo vedere. Grazie mille.